Non è Drax. Thanos. Ti aspettavi una riunione di famiglia, Gamora? Sarà molto divertente. Spero con tutto il cuore... Perché sono tuo padre. Hai giocato di nuovo nel giardino di tua madre. Andavo a caccia. Di terra? No, l'ho seguito, ma era troppo veloce. Solo gli stolti corrono. Una cacciatrice aspetta e sceglie il momento. Drax. Papà, stai bene? Drax, Camaria, è ora di tornare a casa! Che razzo è quello? Sì, piccola. Tua madre aspetta! Infida su con me! Molla subito la presa! Direi che non siamo più in casa. Che razzo sono? Orrori dell'ombra! Scovate la sorgente! Io spiano la strada! Vengono fuori da quei nidi! Ve la siete presa comoda voi due. Solo gli stolti corrono. Vieni, amore. Ora rientriamo. Drax, bello. Le tue sono parole al vento. Calmati, ok? Ci penso io. Forza, ragazzone. So che puoi sentirmi. Perché mi perseguiti? Lo perderemo ancora. Sono io, amico. Starklord, ricordi? Ci siamo tutti. Sei più forte di questa roba. Forza, brutto idiota. Non lasciarmi solo con Quill. Io sono Groot. Drax, la cena è pronta. Quella non è Ovetta. Lasciala andare. Non sai cosa mi stai chiedendo. Accidenti! Ecco che si ricomincia. Ok, cerca e distruggi, non è l'ultimo! Eterna entropia, ferma questa farsa! Chiudete gli occhi! Questo è... a questo razzo, ecco dove. Non va così male, se non altro non vedo altre promesse. Esistiamo in echi eterni ed eterei, il nudo nudo. Non aiuti, ma godere l'itto. Ok, dividiamoci e cerchiamo una via d'uscita. Là, a qualche parte. Fate voi. Se crepo in un pozzo, perdo la scommessa. Era da solo in un pozzo. E se moriremo entrambi, non potrò riscuotere. Aldis! Un aiutino? Rocket! Mi sono dato un pizzicotto! Tu e le tue dannate superstizioni terrestri! A questo punto proviamole tutte! Sveglia! Io sono Groot! Già, dai brividi! Fa pensare un po' troppo alla morte! Lì! Guardate! Ha funzionato veramente! Andiamo! Una parte di lui è con noi, ne sono certo! Spero tu abbia preparato un discorso coi fiocchi, Peter! Allora siamo in due! Perché lo state facendo? Lasciatevi in pace! Tu fidati di noi, Drax. Vogliamo aiutarti.
distruggendo la mia casa. Ma quanta beata ignoranza. Quale ignobile causa. Calma, Shakespeare. Ci pensiamo noi. E dai, non vorrei restare in questa specie di buco. Affronterei gli abissi di Sartut per la mia famiglia. Drax, tesoro, è ora di cena. Ti capisco, sai? Sembrano molto speciali. Sono l'unica cosa che conta. La mia Ovette. La compagna più intrepida mai conosciuta. Mi donava pace anche quando infuriava la guerra. E Camaria. La mia piccola Camaria. Aveva ereditato il meglio. A dispetto delle dimensioni. Erano così. Erano. Se sono davvero scomparse, cosa sto vedendo? Non lo so. Ma non è reale. E non ti fa bene. È una perversione. Nata dalla disperazione. Senza. Non resterà niente. Non voglio rimanere da solo. Ehi, non sei solo. Siamo qui per te. Tutti abbiamo perso qualcuno. Ma poi passa. Se ti circondi delle persone giuste. Io sono Groot. Groot dice cose sdolcinate. Fai finta che le dica anch'io. Noi siamo una squadra. Papà, va tutto bene? Vieni con noi, Drax. Non è lei. Fa male, papà. Parlaci, amore. Ricorderò il tempo insieme, senza odiare ciò che abbiamo perso. Vi amerò e vi onorerò per sempre. Stai, bestione? Tutto ok? Sono rinsavito grazie a tutti voi. Vi chiedo scusa per la mia mancanza di giudizio. Ehi, non ci devi niente. Nessuno qui è perfetto. Siamo fatti così. Che cosa ricordi? Ogni menzogna che accettavo addensava l'oscurità. Più tempo passavo con la mia famiglia, più mi convincevo di non poterle lasciare.
Peter Quill, tua figlia è in pericolo. Se soffre come ho sofferto io, l'oscurità potrebbe consumarla. Non se posso impedirlo. Dobbiamo agire con astuzia. Ci divide un esercito di convertiti. È anche pieno di quei cosi neri. Qualcuno vuole spiegarmi perché il capellone gli ha dato corda? Io vorrei capire perché aveva il suo aspetto. Perché sono io. Dobbiamo andare? Ehi, Chiomodoro! Perché non vieni qui a spiegarci questa storia? Il tempo è tiranno e la vostra intesa è ininfluente. Posso sparargli? Beh, dai, fammi sparare. Il primo scontro non conta. Ehi, ci siamo dentro insieme. Immaginate un'onnipotenza ambigua alla deriva nelle tenebre. Parlando di tenebre... Era una solitudine celestiale. Un potere senza proposito, fino alla scoperta di Raker. La sua ciurma era convalescente, piagata da una peste a cui ho dato serenamente sollievo. Una nave piena di malati si è casualmente imbattuta in un guaritore onnipotente? Eravamo guaio e guarigione, sintomo e soluzione. Hanno venerato il mio valido vaccino, definendomi un dio. Sappiamo tutti dove andrà a parare. Io non so dove andrà a parare. Qui è spaventoso! Adulato dall'ammasso di adepti, in me è germogliato un grande godimento. E dall'ombra ha usato... Creature carenti, prive di catarsi, fragili folli di cui cibarsi. Dall'arroganza l'appetito, la brama bestiale di nome Magus. E cosa voleva? Venerazione assoluta. L'ho sentita anch'io e non percepivo... nient'altro. Adulazione, flagellazione, con sofferenza e costernazione. Ve l'avevo detto che faceva paura. Era pura putredine, sezionata dai semi del mio stato. La gemma dell'anima è andata in malora e me ne sono liberato. Liberato? In che modo? Una meraviglia meccanica di Raker ha privato il mio cranio della gemma, asportando l'angoscia ad essa avvinghiata. Tradotto, hai regalato a Raker i tuoi poteri. Ogni suo cupo capriccio è nato quel giorno, amico mio. Spergiurò di separare scandalo e santità, che la guarigione era raggiungibile senza gravare sulle genti. Ok, ma chi è che la raggiunge? Poco prudente da parte tua. Ero deluso e disperato. La mia mente era mescolata col Magus. Almeno ha funzionato? In modo brutale. La mia anima è stata divisa in due e distribuita nel cosmo. Quindi no. Per me c'erano solo tenebre. Mi sono destato diviso. Certo che la gemma fosse polvere. Non so come il Magus si sia legato ad altri. Credo di avere la risposta. Quando ho rifiutato la mia promessa, sono stato trascinato in quella di Nick. C'era Corelle. Voleva mostrarmi qualcosa. Peter, non puoi credere a ciò che hai visto laggiù. Era diverso. Io me ne sono accorto. Mi ha riportato alla ZQ, dove poi ho visto il Magus. Ho visto avvinghiarsi a Nicky e... l'ho visto uccidere Corella. Ma ti ascolti? Come ha fatto a mostrartelo se è morta? È plausibile. Forse l'anima è pressata nella gemma, incatenata all'infante. Dici che possiamo salvarla. L'essenza si relega, ma non si recupera. La sua ombra agisce da ancora, manipolata dal Magus per fuorviare la figlia. Sì, è come ha detto Corella. Nicky deve accettare la sua morte. Non è un'impresa facile. Ha un appetito insaziabile,
Incontrastato, il Magus assorbirà tutto. Abbiamo bisogno di un signor piano. Beh, pensatelo in fretta perché si vede la luce del giorno. Il legame tra il Magus e la matriarca deve essere leso. Si sazia sfruttando chi gli offre sostegno. Quindi Nicky è come un signore dei vampiri. Curandola libereremo gli altri. Non potevi dire così? Fase 1, troviamo Nicky. Fase 2, facciamole accettare la morte della madre. Fase 3, priviamola della gemma e facciamo a pezzi quell'orribile Magus. Sembrate stranamente sicuri. Già, questo qua è mister ottimismo. Fa venire il voltastomaco. Per il Magus la gemma è sia prigione che passerella. E una mente inesperta e influenzabile. La bambina potrebbe non sopravvivere alla separazione. Questo non lo permetteremo. Non per dare corda al depresso dorato, ma come troviamo la ragazza? Cosa vuoi? Oh, razzo. Ma cosa sta... Oh, razzo. Con la corteccia possono andare ovunque. Dovete andare, ora. Perché mi sembra di capire che tu non verrai? È la mia gente. Restando qualcuno si salverà. Allora restiamo con te. Andate. Mi troverete dove dovrò essere. Lo spero. Voi fidatevi. Cerca di non morire. Comincio quasi a capirti, sai? Che ne dici di accomodarti, Lingotto? Così mi rendi nervoso. Ai tuoi nervi servirebbe una masticata. Che ho fatto? Ogni secondo che passa, questo piano risulta più precario. La Madonna doveva restare con noi. Lei sa cosa sta facendo. Oh, credo. Quali orridi peccati ho compiuto per meritare tal patetica congerie? Si è... preso la mia stanza? Neanche un guaito da Cosmo. Groot sta provando. Dov'è Mister Parolaio? Egli controlla le stanze di Quill. È un'audace ostentazione di autorità. Non cominciare. Di solito direi che sono fatti suoi. Ma no, devi fare qualcosa, Quill. Cerca di non farlo arrabbiare più di quanto non lo sia già. Se sarà uno scontro all'ultimo sangue, rispetterò l'esito. Nel caso le tue armi sono mie. Scommetterei su Peter.